una serata brillante dall'ottimo successo, considerando il pienone che sta registrando la commedia. Sicuramente, sicuramente è una soddisfazione grandissima perché non pensavamo di avere il successo che abbiamo avuto a Casabianca. Qui lo stiamo ripetendo, avendo fatto sold out subito e tanta gente purtroppo ci stanno chiedendo quando la rifacciamo. Vi garantisco che già siamo, la rifacciamo a San Leone a breve. Probabilmente per la settimana della festa della Madonna Assunta. E chi non ha il piacere, non ha avuto il piacere di vederlo né a Costa Bianca né qua avrà la possibilità di vederlo là. Ti aspettavi questo pianone? Ma devo dire che è bella perché è musicale. Tra l'altro, quello che facciamo noi della Concordia, cerchiamo di mettere un messaggio, un'anima. E questo è un messaggio particolare perché ognuno di noi forma il proprio carattere su quello che è il proprio vissuto. E io mi sono domandato quando dovevamo portare scena Dollollò, ma perché Dollollò è così scorbutico, sembra irascibile e via dicendo? E mi sono inventato per Dollollò un qualche cosa che gli dà un animo e che vi invito proprio a vederlo, perché poi mi direte se vi piace oppure no, e che parla dell'amore e della valenza dell'amore nell'esistenza di ogni uomo, come può cambiare l'esistenza di un uomo su quello che è un sentimento come l'amore. Una regia particolare. Ma a me piace in qualsiasi cosa faccio, chi buona esperienza, che sia sull'Olocausto, che sia contro la violenza sulle donne o altro, io metto sempre dei messaggi. Anche la verità che porteremo all'Efebo, parliamo di femminicidio, un tema attualissimo, e quindi dico: il teatro non può essere autoreferenziale, il teatro deve dare dei messaggi. E come dirò anche stasera, prima di iniziare, il teatro trasmette cultura. Fa cultura e chi ci ascolta deve poter recepire qualche cosa che sia di positivo, che dia un qualche cosa e lasci dentro qualche cosa per fare riflettere. E questo è quello che mi auguro. Noi. Ecco, voi delle associazioni vi state un po' sostituendo alle iniziative estive, al ruolo che il comune purtroppo quest'anno non ha fatto nulla. Vabbè, io non mi metto a fare polemiche col comune o altro, io dico solo una cosa, dovremmo rimboccarci tutte le maniche, cercare di fare rete tra di noi, evitare di fare doppioni nelle stesse serate o altro e quindi fare una programmazione di spettacoli per tro non trovarci impreparati nel 2025, perché il 2025 è alle porte e io dico che se tutti noi di Agrigento, dove ci sono delle belle compagnie, delle belle realtà teatrali, riusciamo a dare qualche cosa a chi viene ad Agrigento, capitale della cultura, sono convinto che riusciremmo ad ottenere uno scopo Questo si grandissimo. guarda solo ai grandi eventi da parte dell'amministrazione comunale. Su questo non, come dico, non voglio fare polemiche. Io dico che si dovrebbe investire quello che è la capitale della cultura, si dovrebbe investire per lasciare qualche cosa ad Agrigento che serva anche per il futuro di Agrigento. Perché l'evento finisce e non lascia niente. Se noi invece lasciamo delle realtà, delle strutture che poi funzionano e che danno la possibilità di continuare a dare cultura ad Agrigento anche in un piccolo, anche nel piccolo, perché a volte bastano tante piccole gocce per riempire un mare. Per cui io dico, la buona volontà noi ce la mettiamo e sono convinto che se c'è la buona volontà anche degli amministratori si possa riuscire a realizzare qualche cosa di valido. Purtroppo, per ora è stata così. Ma io vedo il bicchiere sempre mezzo pieno e quindi mi auguro che il futuro possa riservare delle buone cose ad Agrigento. Tra l'altro ci troviamo davanti alla casa del nostro grande Luigi Pirandello. I paradossi per lui erano qualcosa di particolare. E io dico, Pirandello docet, però noi dobbiamo cercare di levarci di dosso questa crosta di non sapere fare. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno e guardiamo il futuro con fiducia, perché sono convinto che potremmo fare tante cose valide e tante cose che siano di attrazione sia turistica che per una valorizzazione di Agrigento. Sento tuo marito, mi puzzan su carata, bambina va.